Sì, vai, vai, dovete fare button check. Ok. Quindi iniziamo questo set super hype. Ok, ma un... No, io ero più sorpreso dal Mart. Ah, davvero, cosa? Mart. Mart Ness. Tipo, non mi aspettavo... Ok. Ok, ok, ok. Ok, vediamo come se la cava. Si è preso già un... Io è un sacco che non vedo un Mart su Ultimate giocare. Sì, è vero. Io non so nemmeno se l'ho mai visto un Mart giocare su Ultimate. Anche perché Lucina questo gioco è abbastanza meglio in tutto. No, sì. Abbastanza meglio in tutto. Sì. Però io giocherei Mart comunque perché è più figo, dai. Ovvio. Mart bianco poi è sempre Mart blanco revelato. Madonna. Ok, Wolfish. Ok, che rimbalzino. Tutto a posto, non è successo niente. Era rimasto lì a fianco per aspettare il momento giusto per fargli AB e, e stage spikearlo. Sì. Ok, down smash. Non tipper. Madonna, se abbiamo sentito il mash da qua, ma la back throw killa. Ok, non gliene frega niente del Pick and Fire. Facciamo che no. Vedi quest'uomo fortissimo a fuoco che ti tira una spadata. Non era il Pick and Fire, era il Kaioken. Sì, esatto. Il fuoco lo rende più potente. Ancora Pick and Fire, ma se la sta prendendo molto comoda comunque. Mart. Che buono. Sì, ah, ecco. Deve stare a te. Allegge terribile comunque per Mart. Sì. Il PK Thunder, ok, mi vengono le parole. Perché ti copre tutta quella zona, Mart non è invincibile. Ok, backthrow riesce a non killare. Ah, okay. peccato. Sì. Quindi abbiamo un Dared adesso in vantaggio di una stock completa. C'è da dire che Ness può essere sempre guardato, anche se Dared è molto bravo a renderti la vita difficile. Sì. Non fatelo guardare facilmente, anzi. Dove ha colpito quel picchio? Ok, vai. Cerca lo Shield Breaker che non Shield Breaker. Ok, interessante, B. Esatto, sì. Il PK Fire viene counterplayato in questo modo. Secondo me se perde poi il switch. Oddio. Può essere che switch, cioè, anche il fatto è che non so, non conosco molto bene Paul, però so che ha un sacco di personaggi. Sì, è vero. Comunque quello che ti dicevo prima, se pensa di riuscire a parte che stai dando per scontato che perde. No, non vabbè, è chiaro. Però comunque, infatti ho detto se perde, sì. Switch. Ah, ottimo, si fa colpire, okay, ottimo, bravo. Si fa colpire per tornare su. Interessante. Bel parry, wow. Ah, madonna, quelle smash al bordo sono molto molto forti. No, comunque, come ti dicevo prima, cambiare PG set dipende molto da te. Sì, quello è vero. Potrebbe esserci... Ma io vorrei vedere questo Pikachu, onestamente. C'è da dire che Mart non ha proiettili, quindi non può assorbire niente, mentre con Pikachu magari non si vede il matchup perché però... può assorbire i Thunder, giolta il Thunder. Il fatto è che è un Sage. Sì, quello sì. Ok, abbiamo il pick ironico. Non so, mi sembra molto ironico. Madonna, che paura. No, non è... Cioè, il PG è chiaramente ironico. Però, devo la dire pick, che no. Già in Smash 4, Paulfish aveva dei mic che facevano paura. Ah, sta controllando... Ah, sta controllando il moveset. Ok. Ok, si inizia. Ok. Quindi un po' di buon cuore da parte di Dared che gli ha permesso di controllare il moveset. Un po' di buon cuore da parte di Dared nei nostri confronti. Sì, anche. Ti ha permesso di non dover rifare poi il match, ciao. Sì, no, infatti. Perché non metti... Scusa, non l'ho visto. Cioè, stavo cercando di spostarla, ho sbagliato. Ho spostato il puntatore del mouse da spostato a proprio in centro. Ho sbagliato. Ok, come si commenta Mii Fighter? Allora,
Cioè, se usi un Mii, almeno usa Sans, dai. Beh, è vero. La testa poteva metterla. Sì, cioè. No, comunque devi deve fare perdere tempo. Cos'è? Il side B? No, non era il side B. Sì, era il side B. Wow. Quanto è durato? Boh, tantissimo. Mossa stranissima. Va bene. Ma guarda, Madonna, conosce tutte che le cose. Te l'ho detto. Non cioè, è ironica sto. Allora, pensa, tu hai questo gioco dove ci sono 70 sì, dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi. E tu voglio, pensi, voglio giocare con Gigino il Mii. E sei contento di questa scelta. E non solo vinci pure. Cioè, deve essere un Chad assoluto. Bella, bella conversione. Sì. Cioè, combare il fair con la grab, back throw, gratis. Mi fai dire che se non sbaglio era un sacco sottovalutato Rolla, ok. Ah, il Smash 4 era rotto, quello piccolo no, era rotto. Dico, ah, a inizio okay, gioco, se non sbaglio era un sacco sottovalutato, lo davano come il peggiore dei Mii. Sì. Adesso è un po' invertita la tendenza. In svantaggio Polfish deve trovare assolutamente questa nuovo kill, ma... Ah, bravo, ad aspettare. Oh, ok. Gli ha letto l'approccio dall'alto. Sto ok. Pressione non so, con questi tilt. Tu sai se ha qualche kill confirm questo PG? No. Abbiamo visto prima, Segui che è molto forte. Offstage la palla è molto forte. Poi comunque vabbè, tutti gli smash anche sono molto forti. Le smash è lento però... Quello che dopo si carica, si guarda il pugno per un'ora. Però è molto, molto ok, forte. Però in una posizione bruttissima ce la fa. Nair. È vabbè, la seconda volta che si evita lo yo-yo standogli attaccato. Oh, presa in binaria! Oh! Assurdo. Non so se ha kill throw. Non credo che non sia un credo, PG con delle kill. Credo. Ah, Vectro che non uccide ancora. Vediamo ottimo, questo. Ottimo. Oh! Cosa? Va... Ragazzi, Polfish. Cosa? Clippate, clippate. Madonna. Posso lasciare 2 secondi il commento per andare a scopare poi? Posso? Ma che cazzo? Sì, ragazzi, clippatela perché era qualcosa di assurdo. Cioè, ha fatto tutto il game in svantaggio e poi ha detto... Cioè, che cazzo? Ehi, Fra, beccati sto cazzo di tallone. È stato letteralmente... rubatissimo a zero l'ha ucciso, cioè, ma come ti, l'ha ma, ucciso ma mentalmente zero, mentalmente come zero, ti riprendi da quella cosa, cioè non so cos'era, 18 non so, a zero. Madonna, ma cosa vuol dire? Poi devi farti schifo. Ma quello è la B, sì. Madonna, uff, la riprova. Cioè, adesso abbiamo Polfish, quindi con la mentalità, cioè è super Polfish in questo momento. Sì. Io non lo so, dopo prendere... Dopo non so cosa dire, cioè, davvero, non so cosa dire. Ho rivalutato questo PG completamente. Ma più che altro perché... Cioè, capisci che vantaggio o svantaggio non vuol dire letteralmente niente. Perché era in svantaggio di percentuale. In disadvantage perché ma lo stava guardando palesemente. A me la cosa che stupisce è il potere decisionale. Cioè è anche la chiarezza mentale che devi avere in quel momento per fare quella cosa. Ma forse era il down B. Il down B. Ora perché il down la B... testata è l'up B se non sbaglio. Ok. Credo, no, non lo so. Scusate, non conosco. Ok, killa di down smash. Derd deve avere paura. Potrebbe essere upsettato presto. Già. Madonna. Sì, comunque ha detto. Poi l'ha detto. Se me ne vado, me ne vado con stile. Con onore, sì. E ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta.
Non kill ancora, peccato. Vabbè, era dall'altra parte dello stage. Bello. Bello ancora. Ah, si stacca, riesce a uscire dal ledge. Ok, fair. Ok, adesso vediamo un Ness che sta riuscendo a gestire bene questo vantaggio, non si sta facendo uccidere. Probabilmente vediamo anche nel Mi Fighter un po' poche opzioni per uccidere. Sì, anche perché uscire offstage è comunque pericoloso. Eh sì, sì, assolutamente. Penso che anche Ness abbia paura di uscire offstage. Dipende se quella stock l'ha condizionato o no. Oddio, non manda da nessuno a parte. Madonna. Come killa sto PG? Non fa niente. Non ha niente. 231. Madonna. Penso che basti anche solo un nair. Ok, la jab. Okay. La jab. Abbiamo visto situazioni simili prima, quindi non significa niente. Cioè, proprio basta premere un tasto. Ah, ha caricato troppo. Troppo, sì. Inizia, ok, a muoversi bene Derb. Brutto trade. E quindi abbiamo Derb in grosso vantaggio. Adesso sì, anche perché la è difficile tornare da una situazione del genere sicuramente. Che non glielo voglio consigliare, ma comunque Derb in questo momento può sfruttare il vantaggio, aspettare che lui entri. Sì, anche perché tranquillo, non mi può pare scappare che anche per 3 minuti di approccio. Già. Anche se, il Nair non mi sembra tanto male. No, il fatto è che Ness ha comunque una che grab. Che bello, mamma mia. Ness ha una grab che è fatto, molto. Ho fatto una combo veramente bella. Offstage vediamo. Sì. Lo sapevo. Io. Molto bene, è molto bello questo set. GG a entrambi i giocatori. Quindi abbiamo un Derb che vince questa best of 3. Ma e di nuovo, sì, game 3.